Nell'aprile del 1912 accadde una delle tragedie più terribili della storia. La nave inaffondabile, capolavoro d'ingegneria a quel tempo, l'enorme Titanic affondò. In quella buia notte senza luna c'erano state molte possibilità di salvare i passeggeri. A poche miglia di distanza c'era un'altra nave che avrebbe potuto salvare il Titanic, ma non lo fece. E non era una nave fantasma. Non è una leggenda o una teoria, è una realtà documentata. Ci sono documenti e dichiarazioni di testimoni che lo confermano. Ma perché questa nave non è accorsa in aiuto? Scopriamo cos'è successo quella notte guardando questi eventi da tre diversi punti di vista. Cominciamo con la versione del Titanic. 23:30. La luna si nasconde dietro le nuvole nere. La visibilità è pessima. A bordo del Titanic tutto è calmo. Sotto la guida del capitano, l'operatore delle comunicazioni rimane in contatto con la terraferma via radio. In quel momento qualcuno irrompe nella frequenza interrompendo le comunicazioni. Non è chiaro cosa voglia questo strano uomo e di cosa stia parlando. L'operatore non cerca di capirlo. Gli grida di interrompere la comunicazione. La connessione è interrotta. Alle 23:40 il Titanic si schianta contro un iceberg. Il ghiaccio rompe lo scafo e l'acqua inizia a inondare i ponti inferiori. Nessuno è ancora nel panico. 20 minuti dopo, a mezzanotte, l'equipaggio della nave invia un segnale di soccorso attraverso la radiofrequenza. In pochi capiscono quanto sia grave la situazione. Dopo 20 minuti, a mezzanotte e 20, iniziano ad abbassare le scialuppe di salvataggio con i passeggeri. A mezzanotte e 25 ricevono una risposta al segnale di soccorso dalla RMS Carpazia, il cui capitano riferisce che stanno già navigando alla massima velocità verso il Titanic. Ma il problema è che il luogo dell'incidente è a 93 km di distanza, quindi la Carpazia arriverà solo tra 4 ore. A mezzanotte e 45 l'equipaggio del Titanic lancia razzi in aria, che emettono bagliori che saranno tra i motivi principali del terribile destino di molti passeggeri. Ma di questo parleremo più avanti. 90 minuti dopo, il ponte del Titanic si rompe e la nave finisce sott'acqua. Alle 4:10 la Carpazia arriva sul luogo del naufragio. I membri dell'equipaggio compiono sforzi eroici per salvare tutti, prendendo a bordo 705 sopravvissuti. In quel momento appare un'altra nave, la SS Californian. La Carpazia naviga verso New York carica di passeggeri. La Californian, invece, è in cerca di passeggeri e non trova altro che i resti della nave. La Californian era a poche miglia di distanza mentre il Titanic affondava nell'acqua ghiacciata. Questa nave avrebbe potuto salvare persone, ma non ha fatto nulla. Il suo capitano, Stanley Lord, ha compiuto uno degli atti più terribili che un marinaio possa compiere. Non ha soccorso una nave che affondava. E quando il mondo l'ha scoperto, è stato detestato da tutti. Non si poteva sporgere denuncia contro di lui, quindi non è stato punito in processo, ma la sua carriera è stata rovinata, perché nessun'altra compagnia navale lo avrebbe assunto. Nonostante ciò, non ha mai confessato la sua colpevolezza. Prima di morire, il capitano ha detto che non era stata colpa sua. Ma allora cos'è successo? Passiamo alla versione della Californian. È la notte del 14 aprile. La Californian sta navigando nelle fredde acque del Nord Atlantico. La nave si inoltra in una zona fitta di iceberg. Alle 22:10 il capitano Lord ferma la nave. È troppo pericoloso navigare, perché lo scafo potrebbe venire danneggiato. Alle 23 la nave inizia ad andare alla deriva. È impossibile muoversi in tali condizioni con una visibilità così scarsa. Il capitano sa che il Titanic sta arrivando in quella zona, quindi ordina all'operatore radio di avvertire la nave del pericolo. L'operatore radiofonico Evans cerca di contattare il Titanic. Ci prova per circa 30 minuti. Finalmente viene stabilita la connessione. In quel momento l'operatore radio del Titanic parlava con la terraferma. Evans interrompe la conversazione e cerca di avvertire la nave degli iceberg. L'operatore non capisce le parole di Evans. È seccato perché Evans ha fatto irruzione nel canale in modo sfacciato. Gli urla contro e interrompe la connessione. Stanco, Evans spegne il ricevitore e informa il suo superiore dell'accaduto. Non si sa come abbia reagito il capitano a questa notizia. Probabilmente pensava che il Titanic fosse a conoscenza del pericolo, quindi ha autorizzato Evans ad andare a letto.
Se Evans non avesse spento la radio e avesse aspettato un'ora, avrebbe sentito il segnale di soccorso del Titanic. Ma non c'è da biasimarlo, perché a quel punto non aveva più motivi ufficiali per rimanere al trasmettitore. E poi era stanchissimo e non riusciva a tenersi in piedi. Quindi Evans va a letto. Il Titanic inizia ad affondare. Il suo capitano invia un segnale di soccorso. L'operatore a bordo della Carpazia lo riceve, ma la Californian no, perché il ricevitore è spento. Il capitano Lord non riesce a dormire, sente che qualcosa non va. Nel frattempo, il Titanic sta affondando. Il capitano dà l'ordine di lanciare razzi in aria, ed è qui che si verifica un grave errore. Emettono luci luminose, ma non rosse. Per qualche motivo, l'equipaggio ha dimenticato di portare a bordo i razzi rossi, quindi illuminano il cielo con una luce bianca brillante. Per le luci di soccorso bisogna usare il colore rosso. Il capitano Lord vede le luci, ma non le percepisce come un segnale d'aiuto. Non è possibile che sul Titanic non ci siano i tipici razzi rossi per le emergenze. E invece... Il capitano Lord ne deduce quindi che il Titanic stia salpando. Forse c'è qualche ragione sconosciuta dietro quelle luci bianche, ma lui non ne sa nulla. Di conseguenza, Lord non ha idea che il Titanic sta affondando. Decide comunque di contattare la nave, ma questa volta non tramite comunicazione radio. Lord non sveglia l'operatore radio, ma invia un segnale al Titanic con una lampada di segnalazione. È importante sapere che molti capitani della vecchia scuola non prendevano sul serio le comunicazioni radio perché non capivano il valore di quella tecnologia. Ecco perché il capitano Lord non sveglia Evans, invia segnali luminosi, ma il Titanic non risponde. Molti sopravvissuti in seguito hanno menzionato di aver visto le luci lampeggianti della Californian, ma non avrebbero potuto fare nulla. L'equipaggio della nave non sentiva le loro grida di aiuto. Alle 2:20 il Titanic finisce completamente sott'acqua. Poco più di 2 ore dopo, l'operatore radio Evans si sveglia e accende il trasmettitore. Sente molti soccorritori parlare della nave affondata. Evans capisce, lo riferisce al capitano. La Californian si dirige immediatamente sul luogo del relitto, dove incontra la Carpazia che, con i sopravvissuti a bordo, salpa verso New York. La Californian resta lì a cercare altre persone da soccorrere, ma non trova altro che resti della nave. La Californian torna sulla terraferma. La notizia che questa nave avrebbe potuto salvare il Titanic si diffonde in tutto il paese e inizia il processo. Il capitano Stanley Lord e l'equipaggio raccontano la loro versione. Dicono di essersi fermati, ma molti non ci credono e alcuni dei passeggeri sopravvissuti affermano di aver visto passare la Californian. Tuttavia, il giudice li dichiara innocenti. 1962. Il capitano Lord è un uomo molto anziano. Chiama un notaio per confessare una cosa. Il capitano dice la sua un'ultima volta sulla faccenda. Giura di non essere colpevole. Ma se in quel momento non era la Californian che stava passando vicino al Titanic, allora cos'era? La teoria sulla Samson potrebbe darci qualche risposta. La nave da caccia Samson naviga nelle fredde acque del Nord Atlantico. L'equipaggio non dorme. Studiano attentamente l'ambiente circostante, ma non perché hanno paura degli iceberg. Hanno paura di incontrare la guardia costiera degli Stati Uniti. L'equipaggio della nave Samson cattura foche, che è illegale. A 00:45, il capitano della Samson vede dei razzi di segnalazione bianchi. La squadra è sicura che si tratti della guardia costiera. Spengono le luci e salpano. È buio, quindi non si accorgono che il Titanic sta affondando. Tornano sulla costa dell'Islanda e vengono a conoscenza del disastro. Si rendono conto di aver abbandonato i passeggeri che stavano annegando. Il nipote di uno dei membri dell'equipaggio della Samson legge questa storia nel diario di suo zio e chiede il permesso di pubblicarla. Così tutti si rendono conto che il colpevole non era il capitano Lord. Purtroppo, Lord non è sopravvissuto per assistere a quel momento. In realtà, non si sa ancora chi sia il colpevole in questa storia. Vicino al Titanic c'erano 2 navi, i cui capitani erano persone esperte, che avrebbero sicuramente salvato i passeggeri se avessero saputo. Il problema è che non sono riusciti a capire cosa volesse il Titanic in quella notte buia. Qualcuno aveva dimenticato di portare a bordo i razzi rossi, errore piccolo ma fatale, che fu una delle principali cause della tragedia.
Una volta un famoso gigante, la nave più grande a quei tempi, ora due grandi pezzi che giacciono sul fondo dell'oceano a circa 600 metri di distanza, dilaniati dalla collisione catastrofica e dal tempo. La poppa del Titanic si è completamente rovinata dopo aver colpito il fondo dell'oceano, ma è ancora possibile riconoscere la prua, poiché molti interni sono stati conservati. C'è un tipo specifico di batterio trovato sui resti della nave, che crea questa formazione brunastra di ruggine. Si verifica in profondità sott'acqua quando il ferro battuto di cui è fatta la nave si ossida. Significa che i batteri mangiano pezzo per pezzo il ferro dello scafo del Titanic e sembra che potrebbero finire il loro spuntino entro il 2030, molto prima di quando qualcuno si aspetterebbe che il relitto scompaia per sempre. Potresti pensare che probabilmente sarebbe più facile portare il relitto fuori dall'acqua in modo da poterlo conservare, ma andrebbe in pezzi se qualcuno provasse a farlo. È in acqua ormai da più di 110 anni ed è ormai così arrugginita che nessuno sarebbe in grado di ricostruirne alcune parti, anche se riuscissimo a far uscire la nave dagli abissi oceanici. Cosa pensi? Qualcuno delle 700 persone sopravvissute all'affondamento del Titanic potrebbe aver sentito il tonfo nel fondo dell'oceano? Dopotutto, la nave più grande che fosse mai stata costruita fino ad allora scomparve letteralmente davanti ai loro occhi. Molto probabilmente il suono non avrebbe viaggiato dall'acqua all'aria. Non riusciamo a sentire così bene nell'acqua perché i nostri corpi non sono progettati per sentire in tali ambienti. E sebbene i passeggeri fossero vicini al luogo dell'affondamento, il Titanic toccò comunque il fondo a una grande distanza, 3.800 metri. Ci sono così tante frane e terremoti sottomarini che non possiamo sentire e fanno molto più rumore di una singola nave che si schianta sul fondo dell'oceano. La maggior parte delle vibrazioni e dei suoni devono essersi dispersi su una vasta area. Inoltre, l'esplosione d'acqua, che molti credono abbia colpito il Titanic dopo che aveva toccato il fondo dell'oceano, avrebbe respinto la maggior parte delle potenziali vibrazioni acustiche. Inoltre, il fondo dell'oceano non è così duro da produrre rumori così forti. Molti sopravvissuti hanno affermato di aver sentito rumori terrificanti mentre il Titanic si stava rompendo, ma nessuno ha menzionato di aver sentito qualcosa dopo che la nave è scomparsa sotto la superficie dell'acqua. Alcuni sopravvissuti hanno condiviso quanto fosse caotico quando i passeggeri, principalmente donne e bambini, stavano salendo sulle scialuppe di salvataggio. Non c'erano abbastanza barche, eppure alcune di esse non erano neanche piene. Nessuno sapeva come reagire adeguatamente in una situazione del genere. L'esercitazione sulla scialuppa di salvataggio era stata programmata per la mattina prima che il Titanic colpisse l'iceberg, ma per qualche ragione è stata cancellata. Un gigantesco transatlantico che tutti credono sia inaffondabile intraprende un viaggio attraverso l'oceano. Sulla sua strada colpisce un iceberg e affonda. Sì, sappiamo tutti come va la storia, ma ciò che fa paura è che è anche la trama di Il naufragio del Titan, un romanzo pubblicato nel 1898, 14 anni prima che il Titanic andasse a fondo nell'oceano o fosse addirittura costruito. Nel romanzo, il Titan, che nome spaventosamente accurato, non aveva abbastanza giubbotti e scialuppe di salvataggio per tutti i passeggeri a bordo. Era anche la nave più grande dell'epoca, di dimensioni quasi identiche al Titanic. E sia il Titan che il Titanic affondarono ad aprile. Dorothy Gibson era un'attrice americana di film muti. Era anche uno dei passeggeri del Titanic. È sopravvissuta alla catastrofe. Subito dopo essere arrivata a New York, ha iniziato a girare salvata dal Titanic. Il film è uscito solo un mese dopo l'affondamento della nave. Dorothy indossava persino le stesse scarpe e gli stessi vestiti che aveva indossato quando era effettivamente sulla nave. Il film ha avuto successo, ma è stato distrutto da un incendio, quindi esiste solo nei ricordi, come Jack Dawson. Il Titanic non era tutto solo tra le onde irrequiete del freddo oceano vicino all'iceberg che ha colpito. La SS Californian era relativamente vicina. La loro radio era spenta per quella notte, però. A un certo punto, i membri dell'equipaggio hanno notato luci misteriose nel cielo. Andarono immediatamente a svegliare il loro capitano per dirglielo, ma lui non diede nessun ordine. Alcuni credevano che fossero solo fuochi d'artificio. Non si sono mai resi conto che in realtà si trattava di una richiesta di aiuto. I membri dell'equipaggio lanciarono dei razzi dal Titanic, sperando che qualcuno se ne accorgesse. Quando la SS Californian ricevette i messaggi di SOS, era già troppo tardi.
alcuni dicono che la luna piena potrebbe essere stata la ragione per cui l'iceberg ha incrociato la strada con la gigantesca nave. Una luna piena potrebbe aver causato maree incredibilmente forti, che alla fine hanno inviato più iceberg verso sud, proprio quando il Titanic stava attraversando quella zona. Avresti il coraggio di assaggiare il formaggio del Titanic? Il relitto si trova sotto la superficie dell'oceano da più di 100 anni. Ci sono voluti più di 70 anni per trovarlo. A quel punto, la maggior parte del cibo che era caduto insieme alla nave era ovviamente andato a male, ma è possibile che ne sia rimasto ancora un po' commestibile. Alcuni alimenti sono protetti dalla decomposizione, ad esempio il formaggio. I microbi che trasformano il latte in formaggio creano condizioni speciali per proteggere il prodotto dal deterioramento. Molte cose sono sopravvissute al Titanic. Una lettera scritta a mano in cui una madre e una figlia hanno scritto alla nonna della ragazza in merito al fantastico viaggio che stavano facendo insieme. La lettera esiste da più di 100 anni ed è stata venduta a un'asta. Nel relitto è stato trovato un paio di guanti di cotone bianco malconci. I musicisti del Titanic hanno suonato fino all'ultimo momento. Tra i rottami sono stati trovati spartiti e un vecchio violino. Il campanello che uno dei membri dell'equipaggio ha suonato 3 volte per avvertire che c'era un iceberg molto vicino sulla loro strada. Un orologio da tasca che si è fermato all'1:45, l'ora in cui la nave è andata sott'acqua. Forse una persona avrebbe potuto cambiare quello che è successo sul Titanic. David Blair è stato un uomo abbastanza fortunato. Doveva prendere il posto del secondo ufficiale del Titanic. All'ultimo momento l'ordine è stato revocato, il che alla fine gli ha salvato la vita. È stata una grande cosa per lui, ma qualcosa ha offuscato la sua gioia. E se fosse l'unica persona che avrebbe potuto fare qualcosa per salvare la nave e i passeggeri? In passato le navi non disponevano di una tecnologia avanzata e intelligente come quella di oggi. Non potevano vedere una minaccia all'orizzonte. I binocoli erano piuttosto utili, ma i membri dell'equipaggio del Titanic non avevano accesso alla stanza in cui erano tenuti. David Blair era l'uomo responsabile delle chiavi. Ha lasciato la nave in fretta e furia e si è dimenticato di consegnare le chiavi che aveva in tasca. Forse se i membri dell'equipaggio avessero avuto accesso ai binocoli, avrebbero visto l'iceberg in tempo e avrebbero avuto abbastanza tempo per cambiare rotta. È possibile che il gigantesco iceberg che ha mandato il Titanic sul fondo dell'oceano fosse fatto di neve caduto nel sud-ovest della Groenlandia. Gli scienziati hanno persino utilizzato un modello computerizzato per calcolare i percorsi che l'iceberg ha fatto quell'anno, prendendo in considerazione le correnti oceaniche e le letture meteorologiche. È possibile che l'iceberg fosse lungo 500 metri, con un peso di circa 75 tonnellate. Quando entrò in collisione con il Titanic, si era ridotto a sole 1,5 tonnellate. Violet Constance Jessop era, come molti la chiamavano, Miss Inaffondabile. Aveva solo 24 anni quando si unì all'equipaggio del Titanic come hostess. Nella tragica notte in cui la nave colpì l'iceberg, lei era a letto. Non appena ha sentito che stava succedendo qualcosa, si è vestita ed è andata velocemente sul ponte. Violet ha aiutato i passeggeri a salire sulle scialuppe di salvataggio. 4 anni dopo era sul Britannic, la nave gemella del Titanic. Ancora una volta la nave iniziò ad affondare. Non solo la donna è sopravvissuta a un altro incidente, ma è stata anche lei ad aiutare altre persone a fuggire dalla nave prima che scomparisse sotto la superficie.